Ciao, un saluto da Andrea Ruocco. Quando acquisti casa, quali sono i vantaggi di partecipare ad un open house? Il primo è che non sei costretto a prendere decisioni affrettate per il rischio che qualcun altro faccia l'offerta prima di te. Solitamente hai 7 giorni di tempo per presentare la proposta di acquisto in agenzia. 2. Puoi prenderti il tempo di rivederla più volte prima di decidere. 3. Hai il tempo di controllare tutta la documentazione col tuo tecnico o col tuo notaio di fiducia prima di sottoscrivere l'offerta. 4. Eviti lo stress di tirare sul prezzo con l'agente immobiliare perché in questa modalità non può condizionarti sulla cifra da proporre. Quindi sei libero di decidere la tua offerta. Ricorda però che probabilmente ci saranno altre proposte e l'agente immobiliare non può svelare le condizioni economiche degli altri proponenti. Quindi, più ti avvicini al prezzo di richiesta, più probabilità diventerai proprietario di quell'immobile. Ma quali elementi, oltre al prezzo, possono convincere il venditore a far accettare la tua offerta in modalità open house? Per ottenere un vantaggio rispetto agli altri proponenti, puoi calibrare la proposta in base alle esigenze del venditore. La prima, la tempistica per il passaggio di proprietà. È legittimo chiedere all'agente immobiliare se il proprietario ha bisogno di più tempo per liberare casa oppure fa comodo un pagamento veloce. 2. Renditi disponibile di liberare l'immobile da oggetti o mobilia da buttare che potrebbero recare solo un fastidio per il venditore. 3. Nel caso il condominio ha deliberato dei lavori ma non sono ancora iniziati, trova un accordo col venditore per un accollo totale o parziale delle spese. Tanto sarai tu a beneficiarne. 4. Questa è più romantica. Scrivi una lettera di presentazione personale per farla leggere al venditore. Racconta chi sei e perché vuoi comprare la sua casa. Puoi far breccia al cuore del proprietario. Ecco, spero di averti dato delle informazioni utili. Se hai altre domande, scrivimi oppure vieni a trovare in agenzia.